azione di fare un anno fa ha fatto sì che questo balcone diventi appresso il suo esposto l'unico balcone in tutta Città di Torino a Norma. Questo è, guardate bene, perché fate per favore, perché è l'unico balcone a Norma c'è di Torino. Si aspettano noi, non lo faremo perché noi abbiamo un altro tipo di anno. Immaginatevi che per Biennale di Democrazia, grande evento che si fa tutti gli anni, per l'anno scorso ci hanno invitato a suonare dal balcone del sindaco, cioè il balcone A1 di questa città, AZ. E non è stato possibile perché è inagibile, io devo dire, però è inagibile il balcone del sindaco. Questo non impedisce al comune di montare noi per la nostra inagibilità. Quindi è chiaro che qui si tratta di altre cose. Qualcuno ha pensato che qui si trattava di due capelloni che fanno chiasso al balcone, invece pare che ci sia un consistente numero di cultori intellettuali, i nostri colleghi e anche i cittadini, diciamo, che non trattano arte, che distinguono molto molto bene il chiasso dal canto, e questo crea un problema. Si sono avvicinati diversi poteri di questa città, per esempio i poteri degli avvocati, e due più eccellenti avvocati di questa città hanno abbracciato la nostra causa, e quindi adesso ci sono ricorsi su ricorsi, battaglie su battaglie, e tutto questo dopo che avevamo già smesso di suonare, di cantare. L'esperimento di 4 anni è stato chiuso, abbiamo fermato i cartolini seccanti dal balcone di casa per tutti, si può fare, e quindi pensavamo magari adesso in tutti i cortili lo faranno, o non lo faranno, comunque si è verificato che si può. No, non si può. A posteriori è arrivata la punizione, la multa di 1.232 euro, che è stata inflitta dalle ASL. Nelle misurazioni dalle 14 alle 18 e il 15 novembre, peccato che Daria Spada ha cantato solo dalle 17.30 alle 18, loro hanno misurato dalle 14, i decibel erano superiori al consentito, però hanno pensato su 300 persone che, diciamo, tutto sommato hanno passato quel giorno, e visto che lei è la padrona del balcone, padrona della voce, padrona, diciamo così, di questo sentimento incredibile che è collettivo che stiamo riscoprendo anche noi. E quindi cosa possiamo fare se non continuare a cantare dal nostro balcone e vedere cosa succede? Qui sotto c'è una piccola lettera che dice: il concertino del balconcino è un patrimonio culturale della nostra città e va premiato e non sanzionato. Da indirizzare al sindaco, come ogni lunedì noi facciamo da qua. Ormai abbiamo superato il 1000 firme, vediamo se fanno qualcosa, e andiamo avanti. Bene, non voglio dilungare. E abbiamo preparato, secondo noi, un eccellente memorabile concertino dal nostro balcone di casa, così timidamente, comportatevi bene, venite più avanti perché poi c'è gente che deve scendere le scale, che abita qua, e noi mica pensiamo a tutto, diciamo così. E c'è un ottimo vino primitivo che offre sempre Daria Spada, perché il papà suo, che di tanto quando ha sentito che torniamo dal balcone, ha detto: mi mando 100 litri di vino di balcone, cazzo! Soffre un po' di cuore, proprio così, no? Sono arrivato. E quindi, niente, cominciamo subito, e così. Oggi abbiamo il nostro locale di 2024 veramente pieno di centri di straordinaria, e quindi esibiamo i più piccoli, ma c'è più piccoli sono. Campione di Torino e campione del balconcino, tutti lo conoscono, è il capitano, diciamo così, di questo balcone, che è un poeta romantico, lo sfiderà niente meno che la campionessa d'Italia. Una poetessa erotica in questi tempi non poteva essere che così. E quindi un scontro secco, uno contro uno qui davanti a voi, Carlo Molinaro e Clara Valico, il tuo stanno accompagnati dai disturbi elettronici sonori che procura Guido Pocchiter, sempre presente con la sua console. Quindi siamo arrivati a fare questa cosa.
dare precedenza all'assesso Gutierrez, e quindi inizi tu e poi invece Clara. Voi potete, diciamo così, accompagnare come volete, applaudendo, facendo quello che volete. Alla fine faremo una brevissima e piccola votazione per assegnare finalmente, per vedere chi è il poeta numero uno, diciamo così, in Europa, si può dire. Perché già il Marconcino, già Torino, già Italia, no? Quindi, Guido, tu a te il sottofondo e facciamoci questo flag. Carlo Molinari. Lasciarlo andare giù. Infatti le due sono talmente prese che
scordano figa e le sue pretese. E lingua si slingua, e bocca si sbocca, e cazzo ormai sente che tra poco sbrocca. Il cuore gli batte il sangue alla testa, e per tutti e tre il club della testa. E mentre lo stringo un uccello nel nido, è cazzo di colpo che lancia il suo grido. E bocca lo accoglie, lingua la pisce, figa di sotto e lì che intristisce. E cazzo felice si scrolla la voce, saluta in casa e spegne la luce. Quindi chi è per Carlo batterà per Carlo, chi è per Clara batterà per Clara, no? Una piccola eccezione, non mi dura niente, si fa solo qua. Contemporaneamente, adesso per Carlo Bovinaro e Clara Vanto. Sicuramente! Pianura padana mais! Fronte!
Thank you.
8 soldi. Dea di carne di questi mascosi di corretto maschio per il valore dea dove vinci la carta della fine e mi sono che io te le ho lei che ti ha portato la verdura e come me oggi non ho comprato sono davanti al tuo mistero la nostra fine si è fermata come coscienza, no? Come dicono i storici, che peccato che la Jugoslavia che non era
escludere come Romania, come la Russia, come questi, che avevano un'occasione di collettività incredibile. Non potevano con l'arrivo di democrazia farlo fiorire, evolvere, non fare le stesse merdate che fanno qua. Non potevano, probabilmente non potevano. E allora niente, continuiamo avanti, guardate, è venuto uno storico, uno scrittore, farà, adesso non mi ricordo più come mi ha detto, un blitz storico un blitz contemporaneo storico, Eric Gometti, una grande intellettuale della nostra città. L'Europa allo specchio. Non è stanco il mare di questo vento da impazzire che intreccia i capelli in ghirlanda. Sono passati 2 decenni dalla fine della guerra in Bosnia, il primo conflitto in Europa dopo la seconda guerra mondiale. All'epoca faticavamo a comprenderne le ragioni profonde. Era facile allora cadere nel tranello della guerra etnica, etichettare il conflitto come uno scontro tribale, fuori dal nostro orizzonte culturale. La guerra di Jugoslavia non era in Europa, si diceva, ma nei Balcani, era fuori da noi, apparteneva ad un mondo altro, arcaico, selvaggio. L'assediata Sarajevo degli anni 90 è il simbolo delle contraddizioni dell'Europa. In bilico fa integrazione e chiusura, fa accoglienza ed espulsione. È un'Europa che si guarda allo specchio e non si riconosce. Un'Europa che ancora oggi preferisce tenere fuori una parte dei Balcani, come un tumore, come un male incurabile che si vorrebbe espellere da un corpo sano. I Balcani sono un luogo dell'anima, più che un'area geografica. Sono da sempre lo specchio dell'Europa, quella che intendiamo nostra, quella che continuiamo a proteggere con fortezze e muri, che proprio mentre vi parlo tagliano in due i Balcani. Oggi, dopo 20 anni, possiamo dire con certezza che a Sarajevo è stata assediata la stessa idea di Europa unita, l'idea di convivenza economica e culturale, di risoluzione pacifica dei conflitti, di valorizzazione delle differenze. In gran parte quell'idea è stata uccisa a Sarajevo, non dai cecchini o dalle bombe, ma dall'incapacità dei burocrati e dei politici europei di vedere al di là dei propri interessi e comprendere la portata del crimine che si stava commettendo. Guardiamola oggi quell'Europa, che non abbiamo voluto vedere 20 anni fa, attraversata da migranti in fuga da altre guerre, da altre disperazioni. Guardiamola negli occhi, guardiamoci negli occhi. E torna di questa città, Daria Spada! Oh!
anche la pagherai, ma le fai lo stesso. E il Pennarello l'abbiamo tradotto in italiano. Solo questa è stata la nostra colpa, infatti. Si aggira un bene nero per l'Europa, dedicato a tutti i razzisti. Cavalca il cancello, Benedero, cavalca il mio cancello, io ti ho fatto a tu, mi attraversa.
può anche fingere di cantare, fingendo di cantare sulle note della loro cultura italiana. Invece si mandavano dei messaggi di ribellione, messaggi di speranza, di amore, è quello che i nostri giovani oggi fanno con gli sms e i telefonini. Questo durò per un paio di settimane, poi loro morirono, ma alcuni altri che si salvarono dall'olocausto portarono dentro di sé per sempre questi canti psichedelici. Negli anni 70 artisti rom hanno pensato bene di trasformare queste filastroche in ufficiale, dandogli un po' di composizione, e che è stato approvato dalle Nazioni Unite come inno ufficiale del popolo rom, altamente magico sia per gli scienziati che gli esoterici, e questo è importante perché se questi due sono d'accordo vuol dire che non c'è storia. C'è un piccolo problema nella diffusione di questo brano magico che ci libera immediatamente da ogni schiavitù mentale. Nella sua diffusione c'è un problema perché Roma, non avendo uno Stato, non avendo una nazione ancora, una straccia di nazionale, dico dove lo fanno questo inno magico? Non lo fanno. Per questo gli artisti, MCCS in primis, si sono sostituiti a questa ingiustizia geopolitico-sociale. E finché non si aggiustano le cose, noi faremo l'inno ufficiale del popolo rom. Lo spargeremo in giro in 7/8 macedoni originali, in lingua originale, nella nostra modesta versione punk lirico. Roma!
Cato, che prima si è esibito con i Mau Mau e ci farà questo omaggio in una canzone, il primo reggae in realtà che noi componiamo. Trattasi non solo i Mau Mau, hanno un nuovo CD, anche di MCCS, tra un massimo paio di mesi, insieme a Alessandro Comanzo, insieme a Roberto Grimaldi, tanta gente che si sta unendo per questa riuscita, e canto Gianluca Senatone, storico chitarrista, Blue Beatles, Africa United, tutti gli altri, e diciamo così il nostro piccolo mentore, ci sta sostenendo nella registrazione e comincia a far parte, diciamo così, il gruppo. Noi stiamo facendo tutto per tenersela difficile. E quindi si viaggia sul sentimento, faremo questo brano che si chiama La Brigata di Gheorghi Agaev. Mi passa solo il Jack Fink che parla così, si sbriga anche lui. Allora, ascolta il suo passo, che forse la chitarra sua. Quindi la Brigata di Gheorghi Agaev, che è un bambino che nel 2004, nell'esplosione della scuola di Beslan, attacco terroristico, dove sono morti 186 bambini, lui era uno di quei 22 che non riuscivano a trovare, perché avevano talmente polverizzati dall'esplosione che era proprio lì stavano. Bene, 21 di questi li hanno rilevati con il DNA, però uno no. Diciamo così, il potere, il governo russo ha offerto a Zifa Agaev, sua madre, una ricompensa per accettare, perché il figlio non si è trovato come morto, così si chiudeva la faccenda, se no doveva rimanere per, diciamo così, per sempre disperso, no? E la madre ha rinunciato, ovviamente, c'è tutta una storia su queste storie che noi conosciamo. E questo bambino, dissoltosi così tanto da non essere più rilevabile con nessun tipo di tecnologia nell'ambiente, si suppone che sia uno. E quindi anche qua, no? La Brigata di Gheorghi Agaev. Silenzio, alza un po'. Michi, tocca a te. Quindi dimenticano tutto, c'è tutto scritto sul frigo dalla parte di posteriore. Però alla fine è così, quindi veloci, batteristi, che siete più giovani, dovete essere più veloci, siete più lenti di tutti. La Brigata di Gheorghi Agaev. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Marinaro, Sara Vacco, poeti, Guido Mezzi, Uppe, Gutierrez, che è stato con noi, la casa da lingua con noi, tutto il concerto. Il Mau Mau, ospiti speciali, onoratissimi di questa partecipazione. Roberto Grimaldi, col basso, Giuderia Elettrica, Michelangelo. Santo Tommaso, Toni e Isabella sotto, attivisti sul banco, e vorrei ringraziare particolarmente, facendoli uscire proprio adesso al momento clou sulla riviera, i nostri avvocati non sono andati via, non sono, e quindi gli diamo il tempo per l'annuncio, per salire su, c'è Enrico Betti sei ancora qua? Enrico Betti, ringraziamo anche lui. Quindi, annunciali tu, noi cominciamo a fare l'ultimo brano con i nostri avvocati fuori. Grazie a tutti, è stato faticoso, vi devo dire, c'era gente che oggi non ha suonato bene, ma soprattutto era concentrata, adesso in settimana facciamo un po' di... e vedrete che domenica prossima un po' siamo stati intimoriti anche da questi nostri grandi ospiti e così via. Comunque, palcocino procede, ci vediamo il 22. Facciamo prendere un grande applauso ai nostri avvocati, che se non ci ricorderemo questo è un futuro italiano, non è prigione. Dobbiamo annunciare Davide Salvo e Barbara Pasavisi. Noi ce la stiamo mettendo tutta utilizzando la legge per fare giustizia, basta, sarebbe molto bello se chi ha combinato la sanzione ci ragionasse sopra e ragionasse che l'arte di strada è arte e per questo non va sanzionata mai. Questo è molto importante. Qui sono amici del controllo. Noi ringraziamo per averci chiamato. Noi saremo qua tutte le volte che possiamo e comunque è importante che ci sia Ciro e Ciro tutte le persone che vengono a vedere questi artisti bravissimi e meravigliosi. Thank you.
insomma 14 gradi è la mostra dei nostri due dei tantissimi fotografi che ci hanno seguito in questo percorso, Gustavo Boemi e Daniela Fantasaiani. Grazie.